Una pietra angolare, una pietra appunto importante perché ha raccolto per, diciamo, credo tutta la sua vita una documentazione che ha pubblicato un poco all'inizio, in alcuni anni, e poi ha pubblicato purtroppo alla fine. Però ha messo assieme tutto questo, quasi tutto il materiale che aveva sistemato. Non tutto, perché credo che ci siano ancora delle lacune, perché non ha dato la parte numismatica, non ha dato tutte le epigrafie, però ha fatto fotografie aeree fino a un certo punto. Dunque, ha fatto molto. In questo volume, credo che chiude una carriera splendida. Che non è stato centrato su Nola. Nola è stato l'amore, come dirò, il primo e forse l'ultimo amore, perché tutta la sua vita l'ha passato con scavi, ricognizioni, progetto nell'area medio orientale. Però Nola era nel cuore, come si dice, dunque in un certo modo è tornato grazie anche appunto alla signora e ha messo assieme tutta questa bella documentazione che fino a un certo punto è ben aggiornata. Poi ovviamente negli ultimi anni c'è stato tanto nel Nolano, dunque ci sono ancora delle cose da aggiungere e lui stesso lo dice che purtroppo ci sa tanto, si fanno tanti scavi, tante costruzioni abusive o no, che è difficile seguire un po' la situazione. Però il libro è estremamente utile. Manola è importante dal punto di vista archeologico. E beh, Nola era appunto la seconda Roma, mi pare, dunque, e il povero Augusto è pure morto a Nola o nelle vicinanze di Roma, lì vicino comunque, dunque era grande città. Purtroppo si è costruito molto e si è controllato, ma non sempre come no, non è sempre stato possibile, diciamo. E se si pensa che l'anfiteatro, che appunto sta lì, fino a pochi anni fa non era stato svuotato. Difatti c'è una lettera di Donna Medea Maiuri del 40 e qualche, che cita anche Robert Doncel nel suo lavoro, nella parte introduttiva. Maiuri dice che Nola è cambiata, è diventata una specie di giardino, si coltiva l'uva, però gli scavi più di tanto no. E l'anfiteatro è ancora pieno come un calderone, riempito come un calderone, e ancora con tutto il materiale dell'eruzione I tarda. vasi nolani erano molto famosi, I eh? vasi nolani, perché chiamavano nolane tutti i vasi a figure rosse, le anfore a figure, tipo anfore, figure rosse che si trovavano. Dunque si dicevano vaso nolano perché erano stati trovati simili a Nola. Nola è stata una città che è stata una necropoli, le necropoli sono state depredate, completamente depredate dai viaggiatori stranieri, no? E anche dagli italiani. Del 700, 800, diciamo. E dunque questi vasi un po' caratteristici, ma attici, erano considerati come nolani. Per questo si dice, ah, c'è un vaso nolano a tel, non so, qualche museo così. Invece non è detto che sia nolano, è del tipo che si trovava anche a Nola. Però sono tanti, sono migliaia i vasi deseppelliti o scavati a Nola in quegli anni, diciamo, in quei centinaia di anni.